E comunque oltre a Gigio questo scudo io lo dedico a Cia. Ciao ragazzi, argomento del giorno Cialanoglu. Like innanzitutto, sono qui ad un evento di chiamarsi Bomber dove hanno presentato il libro e quindi ci sono un po' di amici, chiederemo a loro cosa ne pensano di queste dichiarazioni scottanti. Se vi siete persi le parole del turco è solo perché non avete ancora scaricato OneFootball, altrimenti l'avreste saputo. Sappiate che OneFootball serve sempre per essere aggiornati H24. Non c'è il calcio giocato? Ci sono le dichiarazioni di Cialanoglu. Poi l'app è leggera, è gratuita, quindi che vi costa? Scaricatela tutti. Ma iniziamo subito con... Come hai detto tu, uno dei più grandi numeri 9 che hai visto giocare. Vero, vero. Una storia fantastica. Allora, cosa ne pensi di queste dichiarazioni? Scegli tu di cosa parla, per chi ha parlato a 360 gradi. Allora, chi mi segue, quindi pochissimi, sanno che sul Cialanoglu sono un milanista tipico, lo stimo tantissimo tecnicamente e tatticamente, e con lui avremo vinto lo scudetto a marzo. Detto questo, fuori dal campo è imbarazzante, perché... quando lui va all'Inter, lui dice: ragazzi, io sono andato all'Inter perché mi davano di più, sarei rimasto qua, segno al derby, vabbè, però scusate, non volevo segnare la mia ex squadra. Invece loro erano più forti, la mano all'orecchio, si è attirato tutte quelle cose che poi sono quelle che danno più fastidio, che sono capitate. Ibra avrà pure 40 anni, ma è un ragazzo di strada, quindi penso che era pronosticabile aspettarsi tutto questo. Magari non te lo aspetti, non so, da un Paolo Maldini, certo, però penso che da Ibra te lo puoi aspettare, diciamo. Anche perché al contrario, ora vuoi, tu Cialanoglu vuoi farmi credere che saresti stato così signorile da non lanciare nessuna frecciatina dal pullman, son cose. No, ma già l'avevo già lanciato. Ah, già prima, cioè, già prima si vincevano più derby, quindi esatto. Peraltro approfondimento di questo argomento sarà oggi su approfondirai questo argomento su Twitch, sì, alle 14.30 su Cibo Sport, tanti ospiti. Questo video uscirà alle 19, giusto per farti una gag. Allora potete andare a trovarvi, no, così vi dovete prima anche abbonare, esce prima, se no non esce lo prima vedete. Esce prima. Beh, altre dichiarazioni su, vabbè, su Ibra, attaccato su Morinzaghi, che è una cosa molto che secondo me è quella. E ora stanno cercando di smontare un po', bravissimo, però c'è il video. È la cosa più importante delle cose che ha detto, e tra l'altro valorizza ancora più la mia tesi che fuori dal campo nessuna pietà. Fuori dal campo c'ha le sue pecche questo uomo. Ha parlato da tifoso. Detto ciò, una squadra ha detto un'inesattezza: una squadra molto più forte, come la definisce lui, non perde perché sbaglia una partita. Bravo. Avrebbe sbagliato la partita, ma avrebbe vinto comunque. Esatto. Qui, perché c'erano 4 punti, c'erano 15 partite, quindi evidentemente non era così tanto più forte. Grazie mille, Manfredi. A te. Adesso... Quando facciamo un duetto sul campo a due punte? Allora. Immobili, non quello del giocatore. Lasciami perdere qualche chilo, e poi, anche perché tu sei magro come lo schifo. Beata a te. Cambio ospite in diretta, prego. Sì, vabbè. Cambio ospite, gentilmente. Allora, ubriaco. Allora, io prenderei quando un po' di scuola. Chiamarsi Bomber. Imbarazzante. Allora, cambio. Esce con numero 9 Super Pippo Manfredi. Eccomi. Ed entra Mirko. Tu invece cosa pensi? No, giusto. Io penso che sono delle dichiarazioni su cui la società dell'Inter dovrebbe mettere un po' mano. Ma in realtà è uscito il comunicato, se non sbaglio, dove sminuiscono, dicono: no, non è vero, non l'ha detto. O sbaglio? Credo che sia uscito questo comunicato in qualche modo per far tacere, perché altrimenti è un po' particolare. Sì, poi è strano, perché alle volte sono così attenti quando devono rilasciare delle dichiarazioni in Italia, che non dicono, sono diplomatici, poi vanno all'estero e le sparano. Diciamoci la verità, un calcio champagne che fai tu, giusto fare delle pubblicità, per calcio champagne che fai tu, si fanno avere delle domande, devono essere, esatto, puliti nelle risposte. Esatto, pulitissimi. Altrimenti... poi vanno fuori, devo fare calcio champagne in Turchia? Potrebbe essere un'idea. Un'idea. Si sbottonano. Vai a Formentino, vai a Ibiza, vai a fare le interviste, questi le sparano da un C'è il tastino grazie sotto al video, se lo cliccate
io posso permettermi, ragazzi, di andare a Formentera. Gli dicono a lui queste cose, lui si fa un botto di soldi. Vabbè, te le aspettavi queste dichiarazioni? Perché ha detto anche robe. Me le aspettavo perché comunque ha dimostrato nel tempo di essere un qualcuno che prova a vendicarsi. L'ha fatto dopo le contestazioni del Milan, il fatto che abbia firmato per poche migliaia di euro, diciamo poche centinaia di migliaia di euro in più nel gol, risultati. E lui infatti si è. I tifosi si sono arrabbiati, giustamente i milanisti. Lui ha iniziato a fare questa battaglia con i milanisti, facendo esultanza, ha voluto battere quel calcio di rigore togliendo il pallone. Ricordiamocelo, lui il calcio di rigore non doveva battere, poi gli ha tolto il pallone, poi di battere lui segnava e andava a esultare sotto la curva. Quindi lui... è premeditato. Sì, era qualcuno che aveva qualcosa da dire e l'ha detto in quel momento. Non capisce però che ci sono delle conseguenze. Se tu hai a che fare con uno showman come Ibrahimovic, cioè quello è uno showman, lo dovete prendere per quello che è, vi farà ridere, vi farà anche arrabbiare molte volte per quello che fa, specialmente se non sei un tifoso, in questo caso milanista, è giusto che ti possa dar fastidio. Se ce l'hai in squadra ti snerva, ti gasa, se ce l'hai contro ti snerva. È stato fastidioso, però, anche se al Paris Saint Germain ha sempre lavorato bene nel Milan. No, è vero. Ci ha sempre rispettato. Io ci ho fatto anche una parodia, Ibra e lobby del trasloco, perché cambiava squadra ogni 2x3. Casacca, mentre il Milan è stata forse l'unica squadra che l'ha mandato via senza la sua volontà, e lui gli era rimasto un po' qui il Milan, tant'è che poi è tornato volentieri, e adesso, sappiamo adesso sta firmando, non lo so, certo di questo inizio di mercato per il contratto per continuare ancora un altro anno a calcare un altro po' San Siro, e per essere salutato con lei. Ma lui, diciamo, è uno showman, quindi lui ti farà quelle dichiarazioni. Quindi non è stato tanto cattivo, diciamoci la verità, lui ha detto semplicemente mandiamo un messaggino, sì, nel senso ci sono stati altri magari Teo, se non sbaglio, che hanno fatto delle cose iconiche su cui non vogliamo mettere sicuramente. No, nel senso, a me sono cose che si fanno, che a me non piacciono. Esatto, quelli sfottò un po' troppo. Un conto è il mandato un messaggio a Cialanoglu, ci sta, bellissimo, ci sta, bellissimo, certo. Perché comunque è pulito, non c'è niente sotto, un altro è insultare qualche parente, e quindi quella è una cosa un po' più brutta. Quindi per concludere, per me lui ha fatto male, adesso ha parlato anche male di Inzaghi, è giusto che qualcuno gli punti il dito contro e gli dica non ci stai piacendo, e non necessariamente i milanesi, cioè sappiamo già che Ibra gli risponderà in qualche modo, trovando l'occasione giusta, perché non penso che lui non fa una dichiarazione da qui, non gli dà sta soddisfazione, piuttosto ci fa un film per rispondergli. Sì, piuttosto inserisce in un libro, vende con il libro, ci guadagna soldi, anziché fare la classica dichiarazione in Svezia, con Cialanoglu è un po' un ragazzaccio. Va bene, grazie mille Mirko, adesso andiamo a recuperare Marti Rossonera. Ok ragazzi, siamo qui con Martina. Ciao Martina, da quanto tempo, come stai? Chi mi conosce? È la prima volta che ci vediamo da campione d'Italia. Pugnettino, complimenti in Catalogna. Siamo qui per parlare di Hakan Cialanoglu. Abbiamo già sentito le versioni di Manfredi. Chi? Cialanoglu. Ah. Manfredi e Mirko, e adesso vogliamo sapere la tua. Io ho detto, nella pratica in realtà non è che ha proprio sbagliato, perché Ibra effettivamente ha giocato poco, però Hakan, amore, allora, ha giocato meno di te, ha fatto più gol di te, siamo campioni d'Italia, mi viene da dire meno male che tu hai giocato per gli altri, no? Cioè sì, meno male che tu invece hai deciso di giocare, meno male che Spiazzi ti ha messo in campo. Tu dici giustamente, è stato più decisivo lui per lo scudetto andando via. Ma anche quel gol che ha fatto nel derby su rigore è stata la nostra fortuna, perché lui così è proprio, cioè lì ha raggiunto il picco massimo della sua carriera e adesso basta. Sì, anche a dire ad Ibra, hai parlato di me nel libro, altrimenti non avresti saputo cosa dire. Sicuro, guarda, Ibra non ci dorme la notte per sta cosa che ha detto. Cioè. Come dici tu, la roba delle presenze è vera, è una roba oggettiva, Ibra ha giocato poco. Però quell'altra roba lì, vabbè. E invece, attenzione, ha anche detto, ha lanciato qualche frecciatina su Simone Inzaghi, sui cambi, che vedo che stanno cercando di sminuire un po'. Stanno cercando di sminuire, la realtà è che ha detto, la realtà, perché sapete che io poi c'è un video, non è la che... La realtà è che ha detto, se Simone Inzaghi mi avesse tenuto in campo durante quel derby, noi non l'avremmo mai perso, o no? Esatto. Ha detto così. Perché hanno cambiato sia lui che, non ricordo l'altro cambio qual era stato. Forse Benesi ci aveva tolto. Mi ha criticato un po' le... Le scelte di Simone, Beh, sì.
per forza, cioè lo ha detto, c'è un video. Vabbè, ma Simone comunque è il fratello di Pippo, quindi secondo me. Cosa? No, sono d'accordo. Devo dire una cosa, sono d'accordo sul fatto che secondo me in quel derby a un certo punto quindi cambi un po' la partita è svoltata. No, no, certo, certo, certo. Però, sia loro che il nostro, perché che io ricordo un Brian Diaz che è entrato. È stato molto, è stato più decisivo di solito quando è entrato a partita in corso, però. Io credo che nella vita la Dai, cosa... allora 30 secondi lettera aperta di Martina per Ciala. Ciala, io ti voglio dire una cosa. Dai, non fare così. Ma io sono qui, non è che vai. Ti voglio dire una cosa, te lo dico perché ho una certa età. Nella vita, quando ci sono dei fallimenti, bisogna semplicemente accettarli e andare avanti. Se hai bisogno, comunque vai a parlarne con qualcuno. Ma vieni da noi, vieni, siamo qui da. Cioè, a parte, voglio dire, ti vogliamo ancora bene. Quindi... No, ma chi l'aveva mai voluto? E questo è il concetto. Okay. Ti voglio bene ancora, lei un po' meno, però siamo qui per te, se hai bisogno di una spalla su cui piangere, se hai bisogno di un consiglio, di qualsiasi, chiama Martina, chiamala chiama ti rispondo. Guarda, sono lì, sono pronta. Va bene, grazie Marti. Grazie. E un saluto. Ci vediamo l'anno prossimo. Sì, sì, per forza. Ciao.